Francesco Cascio si ritira dalla corsa a sindaco di Palermo. Il centrodestra ha raggiunto l'accordo sull'ex assessore regionale Roberto Lagalla. È stato inaugurato oggi sul molo Vittorio Veneto il Palermo Cruise Terminal, realizzato sullo scheletro dell'antica stazione marittima datata 1950. Investimenti sull'edilizia delle sedi universitarie ed interventi a sostegno degli studenti, soprattutto disabili, presentati i progetti, gli obiettivi e le novità dell'Ateneo di Palermo. Ad Enna l'incontro di presentazione della campagna regionale di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura. Ieri sera la premiazione ufficiale dei Davide di Donatello su Rai 1, protagonisti due registi bagheresi, Giuseppe Tornatore e Nico Bonomolo. Bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 4 maggio. Come avete sentito dai titoli, Francesco Cascio si ritira dalla corsa a sindaco di Palermo. Dopo diverse riunioni, il centrodestra ha trovato l'accordo sull'ex assessore regionale Roberto Lagalla. Raggiunto l'accordo sulla candidatura unitaria di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo. L'ex assessore sarà sostenuto da tutto il centrodestra. Ad annunciarlo il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè. Abbiamo una coalizione che supera il 50%. Francesco Cascio ha detto, che ringrazio per la disponibilità, sarà assessore. Roberto sarà un magnifico sindaco. Forza Italia, aggiunge una nota ufficiale del partito, ha fatto una scelta di generosità e buonsenso, mettendo da parte l'interesse personale per consentire al centrodestra di tornare vincente e ai cittadini di Palermo di voltare finalmente pagina rispetto a questi troppi anni di degrado. Forza Italia, che è pure il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco della città e sosterrà il progetto di Roberto Lagalla. Anche la Lega ha accettato la candidatura di Lagalla dopo aver sostenuto Cascio. Nel corso della trattativa non è stato affrontato il tema della presidenza della regione né quello del vice sindaco. L'idea di fondo su quest'ultimo punto è che ogni partito indichi il proprio assessore e che il nodo venga sciolto successivamente. È stato inaugurato oggi sul molo Vittorio Veneto il Palermo Cruise Terminal, realizzato sullo scheletro dell'antica stazione marittima datata 1950. È il risultato di una completa rifunzionalizzazione che ne ha mantenuto sostanzialmente invariato l'aspetto esteriore, ma è radicalmente intervenuta sulla riconfigurazione degli spazi interni. Vediamo. È un'opera che viene consegnata alla città, che è un'opera che parte da lontano, purtroppo era annegata nel degrado insieme alla banchina. Noi abbiamo dissequestrato nel 2018 il molo Vittorio Veneto, abbiamo ricostruito la stazione marittima e ora la doniamo alla città, la doniamo ai passeggeri delle crociere. Abbiamo finalmente reso un servizio alla città di Palermo, ricostruendo la porta d'ingresso da mare della città attraverso anche questa meravigliosa opera. Ecco, questo era un suo sogno da subito, affidare il porto alla città e la città al porto a tanti turisti che arrivano a Palermo. Sì, è un connubio necessario, quella ferita che esisteva e che era profonda tra la città e il suo porto andava rimarginata. Noi abbiamo cercato con impegno, con dedizione, con il lavoro di una squadra di uomini e donne davvero straordinari di farlo in tempi molto molto stretti, in tempi molto molto brevi, di ricucire quella ferita in tempi molto brevi. Ecco, io penso e spero che questo sia uno dei tanti tasselli che abbiamo messo che va in questa direzione. A giugno dell'anno prossimo inaugureremo il trapezio edale, abbiamo, come ho già detto, inviato ieri la manifestazione di interesse per far diventare realtà anche il rendering dell'interfaccia Porto Città sulla via Crispi, quindi il nuovo ingresso dalla città del porto di Palermo. Con quell'opera concluderemo il nostro piano industriale e la nostra totale riqualificazione del porto della città di Palermo. Il taglio di questo nastro è veramente un atto per la storia, un atto per la storia e il futuro di questa nostra città, che grazie all'impegno straordinario del presidente Pasquino Monti, che assumendo la presidenza dell'autorità di sistema portuale a Cina Occidentale sta veramente riportando il porto nella città e la città nel porto. Dopo anni nei quali il porto sembrava essere una zona off limits,
una sorta di mondo separato rispetto alla vita della città, oggi si può affermare che il porto di Palermo è diventato una bellissima piazza della città di Palermo, confermando il nome Palermo Ultimo Porto, con l'intervento in questa meravigliosa stazione che era abbandonata, sembrava veramente impossibile recuperarla, invece questa splendida struttura che serve ad accogliere i passeggeri, assieme all'intervento già fatto a Sant'Erasmo, a quello in via di realizzazione al Molo Trapezzodale e ancora all'Acqua Santa, sono tutti interventi che confermano essere oggi il porto di Palermo una piazza della città, confermando il nome di Palermo Tutto Porto. E poi è un porto che accoglie 1.500.000 crocieristi ogni anno, 1.500.000 persone che sono attratte da questa nostra magnifica Palermo, che è diventata e è tornata a essere, dopo questi 2 anni terribili di pandemia, la città dell'accoglienza. Investimenti sull'edilizia delle sedi universitarie ed interventi a sostegno degli studenti, soprattutto disabili, presentati oggi i progetti, gli obiettivi e le novità dell'Ateneo di Palermo. Oltre 17 milioni di euro per l'ammodernamento delle strutture didattiche e tecnologiche per ridurre l'impianto ambientale dell'Ateneo di Palermo tra gli interventi di innovazione programmati dall'Università. 140 mila euro i fondi ripartiti per interventi per gli studenti diversamente abili ed ancora l'apertura serale fino alle 22 di 4 sale lettura, una in Viale delle Scienze, una in Via Archirafi, una al Policlinico e una al Collegio San Rocco. La realizzazione di un'ala didattica immersiva. Gli studenti, inoltre grazie ad un'app, potranno prenotare gli appuntamenti nelle segreterie. Queste tra le tante novità presentate questa mattina allo Steri di Palermo dal rettore dell'Università Massimo Miliri. Sono state stanziate delle cifre importanti, parliamo di 17 milioni di euro che dovranno cominciare a modificare l'aspetto degli impianti e delle strutture edilizie del nostro Ateneo. Non soltanto in chiave di interventi straordinari, quindi è chiaro che il nostro Ateneo è un Ateneo fatto in buona parte da edifici degli anni 70 nell'aspetto della Via delle Scienze ed edifici molto più antichi nella parte degli Archirafi, quindi capite che c'è un impegno di manutenzione straordinario molto rilevante, ma per la prima volta stiamo cominciando a reimmaginare gli impianti e le strutture del nostro Ateneo in chiave moderna. Parlo soprattutto di attrezzature informatiche moderne, che efficaci, che permetteranno una copertura wifi in tutte le aule e negli spazi antistanti, così i ragazzi potranno anche avere il contatto con il mondo di internet al di fuori delle aule. E stiamo immaginando di rendere disponibili per molte aule gli impianti fotovoltaici, quindi stiamo cominciando anche lì a entrare nella trasformazione green, che è quello che poi in qualche modo tutti ci richiedono, e questo dovrebbe comportare anche un risparmio in chiave di risparmio energetico di parecchi milioni di euro l'anno. Ma si devono creare spazi di vita, quindi abbiamo fatto un progetto per delle aree ristoro che chiameremo anche con un brand nostro, il Genium IPA, dove metteremo delle aree di ristoro complesse, cioè non soltanto il bar nel senso classico del termine, dove i ragazzi potranno mangiare quello che desiderano, ma anche accanto delle aree di accoglienza e di ritrovo. Insieme a tutto questo stiamo anche facendo un bel investimento sulla creazione di spazi sportivi. Stiamo comprando dei campi di ping pong, faremo dei campi di paddle, creeremo un campo di basket, creeremo delle aree attrezzate nella zona della Garofala, che rappresenta un'area di verde molto molto importante. Abbiamo attrezzato delle aule che saranno un po' distribuite un po' in tutto il campus, in cui ci saranno degli strumenti che permetteranno agli ipovedenti o ai non vedenti di poter finalmente studiare, di poter avere tutto il patrimonio librario disponibile e anche con l'ausilio di audiovisivi, ma di audio soprattutto, avere anche un supporto per la loro crescita. Ipotizzata una falsa invalidità, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per oltre 205.000 euro a una donna per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della locale Procura della Repubblica per un valore complessivo di oltre 205.000 euro corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Le indagini hanno consentito di ipotizzare che l'indagata, una donna di 67 anni, residente in provincia di Palermo, abbia simulato una grave infermità mentale al fine di beneficiare di un trattamento pensionistico di invalidità civile integrato dall'indennità di accompagnamento a far data dal dicembre del 1983. Sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini, l'indagata nel corso degli accertamenti sanitari all'epoca svolti sarebbe riuscita ad ingannare la commissione medica, risultando affetta da una grave patologia, diagnosi successivamente confermata nel 2010, che le ha garantito la corresponsione di un trattamento pensionistico di oltre 800 euro mensili. In realtà, alla luce degli elementi probatori raccolti dai finanzieri, la donna sarebbe autonoma nel suo vivere quotidiano, in grado di provvedere ai propri bisogni senza alcun aiuto. Nel corso delle indagini, infatti, l'indagata è stata osservata mentre era intenta a fare la spesa presso il mercato rionale, interagendo normalmente con avventori e commercianti, e inoltre le foto estrapolate dal suo profilo social la ritrarrebbero in atteggiamenti verosimilmente incompatibili con la patologia certificata. In un'immagine, ad esempio, l'indagata sarebbe ritratta mentre compie attività ludico-motoria, nonostante sia stata riconosciuta non rispondente a stimoli esterni. E sull'operazione odierna rivolta al contrasto dei falsi invalidi ascoltiamo il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Le indagini che hanno preso le mosse da una specifica attività informativa svolta sul territorio hanno portato a concentrare l'attenzione su una donna che da circa 40 anni percepiva una pensione di invalidità totale per una asserita grave infermità mentale. Gli approfondimenti investigativi allo stato delle acquisizioni probatorie consentono invece di ipotizzare come l'indagata fosse in grado di assolvere gli atti quotidiani della vita in modo del tutto autonomo e senza bisogno di alcun aiuto. Le investigazioni infatti hanno portato ad osservare l'indagata intenta a fare la spesa ai mercati rionali, interloquendo senza nessuna difficoltà con avventori e esercenti dei negozi frequentati. Inoltre, gli approfondimenti effettuati sui profili social hanno evidenziato situazioni che appaiono del tutto incompatibili con la patologia accertata, essendo presenti immagini dell'indagata intenta in attività ludica o di ballo, pur essendo stata certificata un'incapacità a rispondere a stimoli esterni. Per queste ragioni è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo di oltre 205.000 euro, pari alle somme che sarebbero state indebitamente percepite. È di fondamentale importanza contrastare le frodi che sottraggono risorse alla collettività, risorse che devono invece arrivare ai soggetti che ne hanno effettivamente bisogno per tutelare le fasce più deboli della popolazione. Ed è importante che nessuno tolleri più queste gravi forme di truffa ai danni della collettività, ma tutti invece devono sentirsi investiti dalla responsabilità di segnalare eventuali condotte illecite di cui si abbia conoscenza a tutela di cittadini onesti e rispettosi delle regole. Ancora cronaca, nucleo speciale beni e servizi, operazione Verum Etolium, olio extravergine d'oliva, oltre 2,3 milioni di litri irregolari, controlli congiunti dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari e della Guardia di Finanza anche in Sicilia. Sono 183 i controlli svolti dalla Guardia di Finanza e dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari nell'ambito dell'operazione Verum et Oleum a tutela della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva. I finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento hanno indirizzato le ispezioni verso operatori del settore oleario presenti in tutto il territorio nazionale e verso i principali porti d'ingresso delle materie prime di provenienza estera. Dopo una fase preliminare caratterizzata dall'accurato esame delle banche dati e dalle altre informazioni disponibili e finalizzata a calibrare gli interventi in presenza di concreti indicatori di rischio, sono partite le ispezioni congiunte nei siti di produzione e di ingresso delle materie prime utilizzate. Il 27,2% dei campioni prelevati è risultato irregolare, per complessivi 2.300.000 litri di olio non conformi alla normativa comunitaria e nazionale.
Dei 102 campioni prelevati e sottoposti ad analisi presso i laboratori, 25 sono risultati irregolari per qualità inferiore al dichiarato, ossia per olio qualificato come extravergine di oliva, ma in realtà rilevato dalle analisi come vergine. In conseguenza, 10 persone sono state denunciate alle competenti procure della Repubblica e sottoposte ad indagini preliminari per l'ipotesi di reato di frode in commercio. Si ricorda al riguardo che gli indagati, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, potranno essere considerati quali responsabili soltanto all'esito di sentenza irrevocabile. Inoltre, nel corso delle ispezioni sono state contestate 33 violazioni amministrative relative alla tenuta dei registri, alla compilazione della documentazione obbligatoria e al mantenimento del requisito di tracciabilità, per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro destinati al gettito erariale. Sono state comminate 5 diffide ad adempiere alle disposizioni delle autorità per la regolarizzazione e sono stati eseguiti 5 sequestri amministrative per un valore complessivo di oltre 170.000 euro. Dalla Russia, donna Taria Vittoria di Borbone lancia un sentito appello per la pace nel mondo. Negli scorsi anni la nobildonna, insieme alla nuova diplomazia reale, aveva scelto Palermo quale luogo per scambi solidali e culturali tra i popoli. Arriva dalla Russia un sentito appello per la pace nel mondo, a lanciarlo donna emerita Taria di Borbone, che insieme al principe Junsuke e alla delegazione della nuova diplomazia reale negli scorsi anni ha più volte manifestato il suo amore per Palermo. Tanti gli incontri nel capoluogo siciliano, scelto più volte dalla nuova diplomazia reale quale sede per promuovere scambi solidali e culturali tra i popoli. Un percorso interrotto prima dalla pandemia e oggi dalla guerra in Ucraina. Così dalla chiesa di San Salvatore sul sangue versato a San Pietroburgo, luogo caro alla nobildonna, poiché all'interno della chiesa giacque il cadavere del marito, ucciso da un comunista sovietico, arrivano significative parole per dire no alla guerra. Vorrei dedicare questo momento alla pace nel mondo, ma anche al cuore di ogni essere umano sulla terra, ovunque viva, qualunque età abbia, qualsiasi colore sia la sua pelle, qualunque sia la sua religione. La pace ci fortifica, apre il cuore, dischiude la nostra mente, ricordandoci la vita eterna. La vita è sacra e sia celebrata. È meravigliosa quando siamo capaci di mantenere la pace. Stiamo attraversando il periodo di primavera che abbonda di speranza e nuova linfa. La osserviamo venir fuori dal suolo questa terra che celebra i cerchi della vita e i cicli delle stagioni dell'anno, ha concluso donna Chiara di Borbone. In collaborazione con il comitato di associazioni Villa Costa Verde e Terrasi, che ha permesso la riapertura del parco pubblico, il centro educativo pedagogicamente organizza a maggio in villa un ciclo di incontri dedicati ai più piccoli e ai loro genitori. In programma dal 6 al 27 maggio, la manifestazione propone 4 appuntamenti, ingresso gratuito a Villa Costa di Palermo in Viale Lazio 28. L'intervista. Consiste in attività rivolte alle bambine e bambini e alle loro famiglie. Abbiamo avuto la notizia della riapertura di Villa Costa, quindi insieme all'associazione che ha promosso questa riapertura abbiamo voluto riorganizzare queste attività rivolte appunto a bambine, bambini e famiglie, in occasione anche della prossima apertura del nostro centro bambini e famiglie, che sarà proprio in Via Tevere, proprio lì di fronte. Pedagogicamente la cooperativa che io ho fondato e che si occupa di attività educative, attività riabilitative inclusive per bambini e famiglie e collabora con diverse professionalità sia di ambito sanitario che di ambito educativo e con realtà nazionali come il Centro per la Salute del Bambino e con programmi come Nati per Leggere, Nati per la Musica, promuove le buone pratiche educative, quindi promuove e sostiene la genitorialità responsiva. Ora, queste attività che faremo a Villa Costa sono proprio la presentazione di queste esperienze da vivere insieme mamme e bambini e papà e bambini e genitori. Quindi invitiamo quanti volessero partecipare liberamente a consultare la pagina di Pedagogicamente su Facebook. L'ingresso è gratuito, conosceranno tutte quelle che sono le nostre attività. Chiaramente abbiamo organizzato gli spazi, le modalità del nostro centro per promuovere quella che è la genitorialità responsiva, quindi un'educazione positiva, un dialogo e un'interazione tra bambini e famiglie
promosso da personale esperto e curato da personale esperto. Veniamo da 2 anni e mezzo di chiusure. Molti bambini sono cresciuti nei loro primi anni con mascherine e restrizioni. Dal suo punto di vista, il riacquistare la libertà per questi piccoli, in che cosa consiste nel poterli aiutare a riabituarsi agli spazi aperti? È importantissimo coltivare tutte quelle che sono le attività all'aperto, attività all'aria aperta, in condivisione con le mamme e con i papà, quindi chiamando in causa queste figure e dando loro dei piccoli trucchetti, se vogliamo, delle piccole attività semplici che possono portare a casa e curare questa interazione importantissima. Abbiamo portato e porteremo a Palermo una novità dal mondo danese, che è l'albero dei ciucci, ed è una attività a cui io tengo tanto, perché non esiste qui questa cura, no, della transizione dell'abbandono del ciuccio, che invece è un oggetto importantissimo, che ha sicuramente degli aspetti positivi, ma ha anche, se è protratto nel tempo, può causare delle difficoltà. Ci sarà una logopedista, che è la figura indicata a spiegare quali sono queste difficoltà, e io mi occuperò proprio di sostenere le mamme e i papà in questo processo, in questo piccolo rito di crescita e di abbandono del ciuccio. Ad Enna l'incontro di presentazione della campagna regionale di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura, gli studenti delle scuole secondarie della provincia di Enna e Caltanissetta. Pagati saltuariamente, dove possono passare anche 3 o 4 mesi senza essere pagati. Ragazzi, questa storia vi riguarda. Questo percorso col progetto Supreme ci porta a contatto con gli studenti, con le scuole, perché abbiamo ritenuto che la sensibilizzazione vada portata fra i giovani, che sono il nostro futuro, la nostra speranza, quindi una società che veramente possa includere e possa integrare parte da loro. Diritti negli occhi, noi cerchiamo di far capire ai giovani, alla società civile, che questi lavoratori sulle braccia delle quali tutta la nostra economia in campo agricolo per molti versi poggia, hanno uguali diritti rispetto a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori nostri connazionali. Incontriamo le scuole, abbiamo delle presenze importanti come il professore Annaki, la presenza delle prefetture, delle autorità militari. Noi pure stranieri siamo scappati dai nostri paesi, abbiamo lasciato le nostre famiglie, non perché non c'è niente da fare. Ci sono molte difficoltà. Questa è una manifestazione che si inserisce perfettamente in questa situazione nuova in cui ci troviamo, in cui dobbiamo tutti lavorare, associazioni, istituzioni, comuni, regione, eccetera, per provare appunto a cambiare veramente il modo con cui, insomma, vengono impegnati questi immigrati. Polo sociale integrato di Enna, come gli altri 8 stabiliti sui 9 capoluoghi della regione Sicilia, è l'esito del programma Supreme Italia, un programma che è voluto dalla Commissione europea e attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha investito delle risorse sulle 5 regioni del Mezzogiorno con lo scopo di favorire l'emersione del lavoro nero e di sottrarre gli stranieri caduti nelle grinfie dello sfruttamento lavorativo. Continui ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, compresa quella di marzo, scatta lo sciopero per i lavoratori e le lavoratrici delle mense dell'Ersu Messina gestite dall'azienda Ad Maiora. È inaccettabile che prosegua così. Negli appalti in generale spesso ci troviamo di fronte a questa difficoltà a inseguire gli stipendi, a elemosinare gli stipendi. In questo caso la Ad Maiora costantemente paga gli stipendi in ritardo da quando è entrata sull'appalto. Questo mese ci troviamo ancora ad aspettare lo stipendio di marzo, tra 7 giorni matureranno anche lo stipendio di aprile e non abbiamo nessuna garanzia rispetto al pagamento di queste retribuzioni.
constatiamo una regolare inadempienza di ritardo, addirittura ora superiamo un mese di ritardo, cosa inaccettabile nei confronti del lavoratore. Ognuno ha le sue esigenze di pagare e mantenere la propria famiglia, per cui non abbiamo risposta da parte aziendale, siamo qua a scioperare e andiamo sicuramente ad oltranza nei giorni successivi se non si risolve la situazione. Noi abbiamo ripetutamente sollecitato questa azienda e continuiamo a farla con una giornata di sciopero oggi e ci riserviamo comunque di mettere in campo attrazione di lotta rispetto al sempre pagamento degli stipendi. Ieri sera la premiazione ufficiale dei David di Donatello su Rai 1, protagonisti due registi bagheresi, Giuseppe Tornatore e Nico Bonomolo. Sono due registi bagheresi ad essere tra i protagonisti dei David di Donatello. Alle 23.30 vince come miglior documentario Ennio di Giuseppe Tornatore. Questo David ha un significato particolare. In queste settimane mi sono chiesto a lungo le ragioni del successo del film e non l'ho ancora trovato, dichiara il regista. Non credo che senza voler togliere niente a nessuno sia merito del montaggio, ma neppure della musica. Il segreto di questo film sta nel modo in cui Ennio si è raccontato rivolgendosi al pubblico come un amico di cui ci si può fidare. Il vincitore per miglior cometraggio di Il David Donatello 2022 è Maestrale di Nico Bonomolo. Nico Bonomolo vince con il suo Maestrale il David di Donatello nella sezione cortometraggi. Per la prima volta nella storia del David di Donatello nella sezione cortometraggi vince un corto di animazione. Maestrale è un film che parla del bisogno di vita nuova e lo fa attraverso una narrazione in cui il disegno, spesso rarefatto in bianco e nero, concorre insieme ad una dimensione temporale sospesa a delineare una dimensione onirica che apre la rotta a differenti e personalissime interpretazioni. Nel tempo che ci resta, Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è lo spettacolo che andrà in scena da domani fino al 7 maggio al Teatro Libero di Palermo. Mi hanno isolato, abbandonato, tradito. La 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo si chiude con lo spettacolo Nel tempo che ci resta, elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scritto e diretto da César Bri. La produzione Campo Teatrale Teatro dell'Elfo Milano andrà in scena da domani sino al 7 maggio alle 21.15. I personaggi di quest'opera sono cinque e sono tutti morti. Sono le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. Tra loro anche Tommaso Buscetta. Si ritrovano da morti in un cantiere abbandonato tra resti di macerie e lo sfondo del mare per raccontarsi e raccontarci cosa è successo prima e cosa è accaduto dopo. Ricordano con precisione, intrecciano i fatti, accadimenti, segnali ed indizi. La prima cosa che mi importa è che la gente si renda conto. E secondo, voglio commuovere, inquietare, voglio far capire che sono stati sconfitti, ma che continuiamo a essere sconfitti. Oggi la mafia è sommersa, non se ne parla non perché non esiste, ma perché non si fa notare, ma esiste e come. Da un lato informare, dall'altro commuovere, scuotere, e poi c'è questo fatto che io personalmente sento che questi erano persone che dobbiamo ricordare. Un regista internazionale per quest'ultimo spettacolo della 54esima stagione del Teatro Libero. Sì, César Bri da Buenos Aires, che arriva in Italia a metà degli anni 70 e si forma con Eugenio Barba all'Odin Theater e che è insomma uno dei più importanti, diciamo, registi, creatori di livello internazionale del teatro contemporaneo. Approda a Palermo con un progetto speciale dedicato a Falcone e Borsellino, una drammaturgia molto particolare che parte dalla memoria ma che riflette sul presente e soprattutto immagina un futuro. Questo è il paese felice. Non ti fanno una colpa se sopravvivi ad una bomba. Per essere credibili bisogna essere ammazzati. Continua lo switch off in Sicilia. Da oggi Tele One è visibile sul canale 16 a Trapani.
Con lo switch off in Sicilia, Tele One passa al canale 16. Oggi toccherà a Trapani. Per continuare a vedere i canali dopo lo switch off è infatti necessario effettuare la risintonizzazione del proprio televisore, un aggiornamento che i più moderni televisori effettuano in automatico o quando la TV è spenta. Per la maggior parte dei modelli è comunque necessario effettuare manualmente questa operazione. Bastano davvero pochi passaggi, occorre entrare nel menu, selezionare la voce impostazioni ed effettuare la sintonizzazione che può essere avviata in modo automatico. Potrebbe essere necessario in alcuni casi rivedere anche il sistema di ricezione, l'antenna o lo stesso televisore. Molti sono compatibili con il nuovo formato da oltre 10 anni. È possibile verificare se il proprio televisore è idoneo provando a vedere i canali già disponibili in HD, ad esempio il 501, il 505 e il 507 delle TV nazionali. Per eventuali segnalazioni, i telespettatori possono inviare una mail a info@teleone.it o inviare un messaggio WhatsApp al 391 117 68 72. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News.